Dalla nomina avvenuta il 22 febbraio sono passati poco più di 2 mesi, ma nonostante l'emergenza coronavirus, il nuovo consiglio di amministrazione del Konami si è già riunito 4 volte, 3 delle quali in via telematica. È quanto affermato il neopresidente del CDA di Konami, Fabio Bacchilega, in occasione della presentazione tenutasi all'interno dell'ex chiesa dell'Osservanza. Sono molto contento, ho trovato una struttura molto organizzata, con dei collaboratori molto validi. I temi da affrontare sono certamente molto importanti. Il Konami è una risorsa fondamentale per i territori, che verte su 23 comuni, di 3 province e di 2 regioni. Tra i numerosi temi trattati durante l'incontro, Bacchilega si è soffermato sui progetti di rifunzionalizzazione che interesseranno il complesso dell'Osservanza, definito un polo strategico nella progettualità di sviluppo universitario e che tra l'altro nei prossimi mesi vedrà l'esecuzione di un intervento nel padiglione 1, in funzione dell'accordo stipulato da Osservanza SRL con l'Accademia Pianistica. Sempre per quanto riguarda le partecipate, il Presidente ha sottolineato lo spirito con il quale si stanno svolgendo i vari incontri, a cominciare da quelli più urgenti che porteranno alla definizione e alla presentazione in autunno di un piano industriale triennale. Non è mancato infine un accenno sull'autodromo e su IF, per i quali si è parlato di un modello condiviso e coordinato. Non si vive di solo motorismo, ha dichiarato Bacchilega, prima di specificare che sulla distribuzione delle riserve del consorzio decideranno direttamente i sindaci, perché trattasi di gestione straordinaria. Ci sono notevoli interessi economici con molte partecipazioni e faremo il possibile per valorizzarle al meglio per il bene appunto di questi territori.